Berlusconi per gli italiani ha fatto mangiare mezza Italia. Forse essere il presidente della scuola di calcio che ora mi sfugge. Silvio per me è sempre stato un idolo, purtroppo non l'ho potuto conoscere di persona e questo mi fa piangere ogni volta che vedo una sua foto. Oggi è il suo compleanno. 7.000 uova di Berlusconi a Napoli. Lei da dove viene? Da San Marzano, San Marzano sul Salno. Mi dice la cosa più grande che ha fatto Berlusconi per gli italiani? Ma ne ha fatte tante comunque, importanti. Che posso dire? Una che le viene in mente? È una, il Milan. Berlusconi per gli italiani ha fatto mangiare mezza Italia. È stato un uomo grande che ha fatto grande l'Italia per quanto mi riguarda e penso spesso anche per tutti quanti. Forse essere il presidente della scuola di calcio che ora mi sfugge, devo essere sincera. L'ha governata molto bene. Te da dove vieni? Da Cosenza. Ne ha fatte tante, molto. In questo momento non me ne viene uno in particolare, però ne ha fatte tante. È stato un modello per te, ti vesti anche uguale. Silvio per me è sempre stato un idolo, purtroppo non l'ho potuto conoscere di persona e questo mi fa piangere ogni volta che vedo una sua foto. Secondo te qual è la cosa più grande che ha fatto Silvio Berlusconi? Silvio Berlusconi è stato un grandissimo imprenditore e l'Italia e anche tutto il mondo lo apprezza. Cosa ha lasciato però agli italiani? Ha lasciato... Insomma, oltre all'imprenditoria, il suo modo di fare che al giorno d'oggi, lo ricordiamo dalle parole di Salvini, dalle parole di Giorgia Meloni, è un modus operandi che è rimasto nella politica italiana. Tutto. Una cosa in particolare? Ha creato un nuovo modo di fare televisione e soprattutto ha dato una nuova idea agli italiani. Non c'è una cosa importante, il suo cammino è stato colmo di generosità, è stato colmo di altruismo, ha dato lavoro a tanta gente e questa no, è una grande cosa. Mi dice la cosa più grande che Berlusconi ha fatto per gli italiani? Ma la cosa che ha fatto ne ha fatte tante, adesso non sta a me qui a elencarle, però... Ci ha messo la faccia ed è stato un grande per me. Io l'ho votato e lo voterò sempre. Quindi viva Berlusconi, viva Forza Italia e viva Antonio Tajani.